Della matematica, diciamo, noi abbiamo diversi studi su questo, in particolare credo che si possa citare Rosetta Zanne, che ha studiato in profondità l'aspetto della comprensione dei problemi da tanto tempo. E una delle difficoltà più grosse è proprio il tipo di problemi che vengono usati a livello di scuola primaria, problemi verbali, che spesso e volentieri in qualche modo sono problemi molto stereotipati e in cui per rispondere bene, che poi è l'obiettivo che spesso si pone sia l'insegnante che il bambino, non importa comprendere il testo, a volte non importa nemmeno leggerlo, quindi si suggeriscono strategie risolutive che prescindono dalla comprensione della lettura del testo, ad esempio l'individuazione di parole chiave. È evidente che lavorare su problemi per cui l'individuazione delle parole chiave mi permette di dare la risposta giusta, sto suggerendo al bambino di non leggere. Non leggere, individua la parola chiave, indovina l'operazione che devi fare e fai l'operazione e ottieni la risposta giusta. Il problema è che questa strategia, da un certo punto di vista, non aiuta a lavorare sulla competenza linguistica. Dall'altra funziona solo perché il problema è costruito così. Appena il problema è costruito in maniera diversa, anche la risposta giusta non viene ottenuta, quindi non si ottengono nessuno dei due risultati.